ho avuto l'invito di organizzare con una tavola rotonda in questo congresso, che è il congresso della Società Italiana di Audiologia e Foniatria, e che è un congresso che ha un carattere interdisciplinare. E il tema che ho scelto della tavola rotonda di oggi è stato dal rumore al silenzio. Perché rumore? Bastano pochi numeri che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dà. Al mondo ci sono 170 milioni di persone a rischio rumore, in Europa sono 113 milioni e in Italia sono circa 25 milioni. Ora, questi dati danno a noi, audiologi, un'informazione su quello che sono i rischi da rumore. E bisogna andare oltre a queste problematiche, e lo studio del silenzio è una dimensione importante perché il silenzio è una realtà che purtroppo ci manca e bisogna dirlo, il silenzio non è un lusso, il silenzio non brilla, il silenzio non deve costare, il silenzio è come l'aria, come l'acqua, è come l'educazione scolastica, quella sanitaria. E quindi è un diritto che noi dobbiamo avere. Il silenzio si recuperano le dimensioni della vita. Il silenzio lo si trova in tante parti della terra e io ho avuto modo di effettuare studi in questo senso nei luoghi di alta montagna, nei parchi nazionali, nelle oasi del WWF e così pure anche nel deserto giordano, dove negli anni 1988 ho effettuato una spedizione studiando l'udito dei beduini nabatei, che anche gli ultracentenari erano normoacustici, poiché nascevano e morivano sempre nelle stesse zone desertiche. E poi anche altri studi nelle oasi del WWF, realizzando dei percorsi del silenzio e dell'ascolto che ha una funzione educativa nelle aule, per gli studenti delle scuole.